Bella ragazzi, come sempre Zam che vi parla oggi. Sono tornato per un nuovo live commentary su FIFA 13. Questa volta però non andrò a giocare una partita, ma vorrei dirvi un paio di cose. Prima di iniziare però, una cosa ancora più importante. Allora, volevo scusarmi perché nell'ultimo periodo, come avete visto, ho preferito fare più video di COD rispetto che video di FIFA, però diciamo, ho capito che così avrei scontentato quella parte di utenti che si sono iscritti per video di quest'ultimo gioco. Quindi ecco, sto adesso facendo questo video così un pochino per rimediare, sì, se così vogliamo dire. Comunque sia, allora, visto che i video lunghi secondo me un pochino cominciano a stancare, avevo pensato di fare un'altra cosa. Allora, io praticamente di FIFA avevo sempre fatto solamente live commentary, che però erano di partite che arrivavano quasi alla durata di 15 minuti, quindi diciamo abbastanza stancante per un video. Quindi avevo pensato ad un'altra cosa, o ad una serie tipo Squad Builder, in cui io diciamo vi faccio vedere come costruire una squadra con un budget che magari stabilite voi, ma che poi vi dirò non deve superare un certo numero, perché vabbè, non ho più di quei crediti. Oppure una serie in cui vi recensisco vari giocatori a richiesta, attaccanti, difensori, centrocampisti, che però ecco, non devono costare un occhio della testa, sempre per il discorso dei miei crediti. Però oggi diciamo, prima di approfondire questo argomento, vorrei parlarvi della mia nuova rosa. Sì, perché rispetto agli ultimi tempi ho cambiato rosa e tadan, potete vederla qui. Allora, notate, penso prima di tutto la presenza di questo simpaticone Zlatan. Guardate come mi sorride, ma soprattutto guardate i suoi attributi, ma soprattutto guardate quanto l'ho pagato. E dunque la domanda che più vi sorgerà spontanea sarà: Zam, ma tutti questi soldi, come cazzo li hai fatti? Vabbè, diciamo una sessantina mila sono un debito che ho contratto con Johnny da FIFA 12, tipo soldi che gli dovrei restituire, che prima o poi restituirò, ma al momento mi servono per altre cose. E quindi vabbè, diciamo, qual è la vera ragione per cui ho tutti questi soldi su FIFA? Essenzialmente perché ho sbustato come un malato i pacchetti. Allora, ho sbustato i pacchetti con i soldi, vabbè, perché comunque con i ricavi della partner, una ventina di euro al mese, posso anche permettermi di buttarli su FIFA. Ma che sei pazzo? Cosa butti i soldi su FIFA? È inutile, è una droga? Sì, lo so che è una droga FIFA, perché è così, però forse sicuramente è meglio di droghe normali, di droghe vere che ti fanno male sul serio. E quindi, diciamo, dopo credo 40 pacchetti sbustati, sono finalmente riuscito a trovare un giocatore davvero di valore, che risponde al nome di Franck Ribéry. Franck Ribéry che ho venduto e con i suoi gran soldi mi sono fatto appunto questa squadra. Poi vabbè, vi porto in pila scambi giusto per farvi vedere un attimo tutta la gente che ho venduto anche la squadra che avevo prima, in modo da vedere quanti crediti totali avevo per poi programmarmi una nuova squadra che, come potete vedere, è uscita così in testa 100. La votazione, vabbè, lì adesso non è nemmeno di 5 stelle perché non ho le riserve, in quanto i soldi sono finiti. Purtroppo non ho i milioni. Ma andiamo ad esaminare questa squadra. Allora, innanzitutto notiamo un 3-5-2. Il nome, vabbè, bling bling money money, perché money money non c'è, vabbè, l'ho aggiunto io. Comunque bling bling, sapete perché. In ogni caso, scusatemi se sto facendo un po' in fretta, ma sono nell'intervallo tra Inter Bologna e di Coppa Italia. Vorrei finire di vedere la partita, anche perché finora è stata parecchio carina, soprattutto il gol di Guarini. Comunque sia, sono di continuo, partiamo dalla porta dove troviamo il nostro Gigi Buffon, davvero un portiere assurdo, fortissimo, vedete lì anche il suo prezzo, che è fortissimo, 44.000 crediti per un portiere, non sono pochi, ma ce ne sono di più costosi. Qualcuno ha detto Casillas. Poi troviamo centrale di difesa Barzagli, un muro davvero, 86 di difesa, la velocità non è tanta, ma vi assicuro che recupera, ma soprattutto ferma i giocatori prima che tirino. Un muro, davvero. Difensore centrale, ma comunque verso destra troviamo Ogbonna, che fa della sua velocità uno degli elementi portanti della sua carta difensiva, in quanto riesce a bloccare quasi tutti gli attacchi, e in più riesce a riprendere un avversario che è partito in poco tempo, anche avversari che corrono tanto. E alla fine Giorgio Chiellini, che cioè, non ha bisogno di presentazioni, penso uno dei difensori più forti del gioco dopo Thiago Silva e Sergio Ramos. Vediamo un 80 di velocità compensato con un 86 di difesa, davvero un qualcosa di assurdo. Chiellini penso sia uno dei migliori giocatori di questo gioco, come
come vi ho già detto. Quindi la difesa juventina con Ogbonna per me è una delle migliori che abbia mai provato su questo gioco, e fidatevi di squadre, ne ho provate parecchie. A centrocampo poi troviamo la cassaforte Esteban Cambiasso dell'Inter, che costa 700 e fidatevi ragazzi, è qualcosa di davvero incredibile. 71 velocità, 77 dribbling, 80 difesa, ma soprattutto 69 tiro. Io vi dico, provate a tirare con Cambiasso anche da fuori porta o da centrocampo. Ricordatevi che siamo su Ultimate Team e poi magari venitemi a ringraziare quando vedrete che gol che vi fa. Comunque, se non è principalmente per il tiro che l'ho comprato, ma perché mi serviva un centrocampista difensivo davvero forte, e Cambiasso lo è. Recupera, blocca tutti, non fa passare un muro, davvero. Poi Verratti, che pur essendo argento costa intorno ai 22.000, come potete vedere, e sono rimasto particolarmente colpito perché ha, diciamo, tutto: velocità, tiro discreto, passaggi buoni, quindi un CDC che vale davvero la pena di comprare. Esterno sinistro Ezequiel Lavezzi del PSG, che ho pagato 12.250 essenzialmente perché è esterno e non ala, come sarebbe naturalmente, e quindi il suo prezzo è leggermente aumentato in questa posizione. Comunque sia, vediamo una velocità davvero mostruosa, 93, un buon tiro e soprattutto un ottimo dribbling che è davvero utile lungo la fascia. I cross li fa quasi sempre bene, quindi non mi lamento, ottimo esterno. A centrocampista offensivo troviamo Lucas Rodriguez da Silva, che ha, vabbè, fa anche lui della pace il suo elemento portante, seguito anche lui da un 77 di tiro che comunque non è disprezzabile. Un buon passaggio, soprattutto l'ho notato nei filtranti alti, davvero, davvero buono. E un dribbling che è mostruoso, ma non solo da fermo, anche in corsa Lucas ha un'abilità con la palla, un controllo di palla che davvero mi ha stupito ed è utile per esempio per passare tra due difensori o altre cose. Peccato per i 4 di skill che erano 5 su FIFA. Esterno destro Maggio, che potrebbe ingannarvi per la sua faccia sorniona, se così vogliamo dire, ma è un mostro. Cioè, guardate anche solo le statistiche. Per avere 81 ha 85 di velocità, 73 di tiro, vabbè, il tiro pure è buggatissimo, ricordatevelo. Passaggio 81, dribbling 76, 77, difesa addirittura, 82 di testa, davvero fa il suo mestiere, un ottimo esterno destro, non lasciatevi ingannare dal suo prezzo davvero abbordabile e dalla sua faccia, perché è forte, ve lo garantisco. La pecca della mia squadra, Loïc Chérémy, preso perché su FIFA 12, diciamo, mi aveva stupito per il suo bug incredibile, ma che in realtà in questo FIFA 13, oltre alla velocità, non ha molto. Sì, ha un discreto tiro, di testa io non l'ho mai visto fare un gol. Ogbonna segna tantissimo di testa, Chiellini pure, e Barzagli anche non scherza, poi vabbè, parliamo di Ibra, ma quello lo lascio per ultimo. E quindi davvero, diciamo, una squadra di grandi saltatori di testa. Chérémy che, boh, avete un consiglio con chi sostituirlo? Un attaccante che però non costi tantissimo, l'avevo messo per quel motivo. Magari o un brasiliano che gioca in League One, oppure uno svedese. Ma chi c'è di attaccante svedese? Qualcuno ce n'è, ma non credo siano mossi. Comunque sia, passiamo alla carta finale. Zlatan Ibrahimovic, il giocatore portante di questa squadra, che praticamente è lui, l'uomo che costa di più di questa squadra. 1,95 m di altezza, 5 di skill, 500.000 crediti di costo e 77 velocità, 7 tiro ragazzi, da 35 metri da fermo ci ho segnato, giusto per farvi capire che cazzo di tiro ha. Passaggio 79, ma è un mostro, filtranti, cross, fa di tutto, è sia top player nel senso di uomo che segna e tutto quello, che di assist, ma di assist ve ne sforna a non finire. Un dribbling che, vabbè, coadiuvato poi dalle 5 di skill, è assurdo, la difesa di un attaccante né che gli serva più di tanto. E la testa, mi sono stupito che abbia solo 78, perché le mette dentro ogni volta che gli fate un cross, praticamente è gol. E più che altro, diciamo, l'1,95 di altezza si fa sentire. Quindi, che dire. Una squadra secondo me davvero competitiva, che ho provato in un paio di partite contro Faz, una ne ho vinta, una ne ho persa, ma ai rigori, quindi diciamo buona. Online ne ho fatte due vinte, e quindi che dire, una squadra che si aggira intorno ai 580.000 crediti di prezzo, e scusate, e quindi ecco, per questa cosa di FIFA che vi dicevo prima, porca puttana, mi stava cadendo il controller. Vi ricordo le mie proposte: o uno squad builder in cui io parto, cioè non è che parto da zero, con i miei 600.000 crediti, tipo vendo questa squadra con i miei 600.000 crediti o anche meno, voi datemi un budget che parta da zero, 600.000 crediti, e ditemi: guarda, io ti suggerisco, con 300.000 crediti fammi una squadra di questa lega, fammi una squadra di questa nazionalità, fammi una squadra di... Voi dite così e io cercherò di farvelo. Oppure
Fammi la recensione di Natale. Fammi la recensione di Cavani. Fammi la recensione di Suarez. Io mi ci farò una squadra che permetta appunto di recensirlo con un 9 o comunque un 7 intesa buona. E io ve la farò. Intanto potrei iniziare secondo me con una recensione di Zlatan Ibrahimovic. Io praticamente andrò online, ci farò qualche bel gol, lo registrerò, giusto così per parlarci un po' sotto, e vi darò la mia presentazione su questo giocatore così com'è in game. L'ho un po' descritto adesso a grandi linee, ma magari con i gol sotto potete farvi un'idea. Ecco, l'obiettivo sarebbe di farlo su giocatori attaccanti o anche altri un pochino costosi, in modo da, diciamo, potervi far vedere giocatori che non avreste la possibilità di comprarvi. Quindi, scusate, quindi che dire? Anche questo video è finito, spero che vi sia piaciuto. In caso vi sorto, come sempre, lasciare un bel mi piace, un commento se non avete ancora fatto, ad iscrivervi al mio canale. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella ragazzi, ciao da Zampetti, bella!